stato sempre. Tu eri preoccupata. Grazie, devo dire che questo è un posto che io frequento molto spesso, perché qui accanto, come dice, questo ristorante dei ragazzi che si parlano, veniamo spesso, conosco molto bene il proprietario, per cui qualche difficoltà del quartiere dovute al ristorante, che quando vengo con la macchina si trova il parcheggio, tanto per prendere una per andare subito. No, allora, giusto per sintetizzare un po' quello che è stato questo mio percorso, quando mi è stata chiesta la disponibilità per questa candidatura, certamente ho un po' riflettuto su questa eventualità. Poi ho ripensato un attimo a quello che è stata un po' la mia vita, a quelli che sono stati gli ultimi 10 anni, che ho vissuto a contatto con persone che esternavano il loro disagio, le loro difficoltà, e con la fondazione che presiedevo e che tuttora presiedo, spesso e volentieri ci siamo sostituiti alle mancanze, a queste distanze che c'erano tra le amministrazioni e le persone che chiedevano a noi il loro aiuto. Così, quando è arrivata questa candidatura, ho riflettuto, perché ho detto: Giovanni, stai mettendo in discussione 50 anni della tua vita, perché tutto quello che ho fatto prima, logicamente, oggi non ha più, se non il fatto, ecco, il primo impatto che posso entrare in una stanza con delle persone che mi riconosce e mi ricorda il mio passato, ma da domani certamente sarà un esame tutti i giorni, sarà sempre affrontare una problematica dietro l'altra e cercare di risolvere. Per cui tutto quello che è stato, e da adesso si inizia una vita nuova. Però, prendendo proprio spunto da questi 10 anni che io ho dedicato al sociale, al volontariato, mi è nata dentro questa forza, questa voglia di mettermi in discussione, certo, in una città difficile, una città che mi ha accolto quando io avevo 14 anni e adesso ne ho 51, per cui ho praticamente sempre vissuto. Mia moglie è di Firenze, i miei 3 figli sono nati a Firenze, sono sempre stato residente a Firenze. E allora ho detto: Giovanni, però te conosci solo uno spaccato di questa città. E ho iniziato 2 mesi di consultazioni, di giri per la città, di andare proprio sul posto per vedere quale fossero le difficoltà. E da tutto questo, incontri con le persone, con le associazioni, con le categorie e quant'altro, è venuto fuori un programma, un progetto, io l'ho messo su carta, che è il mio progetto nato, costruito insieme ai cittadini di Firenze. Non c'è nessun inquinamento politico, sono solo ed esclusivamente richieste, necessità, bisogni, sviluppo della città di Firenze, che è venuto fuori da queste consultazioni. Ora io vi potrei dire quello e raccontarvelo, però credo che probabilmente è più bello se uno mi chiede, magari ha voglia di sentirsi, no, di un argomento piuttosto che un altro, mi sembra che sia, no, più intimo, ecco, se no viene battezza, pontifica e va via, no, non è nel mio stato, non è nel mio modo di fare. Ho ascoltato Firenze, ho ascoltato i fiorentini e continuerò ad ascoltare Firenze e continuerò ad ascoltare i fiorentini, perché i problemi di un quartiere, i problemi di una categoria non si possono risolvere stando dietro una scrivania, ma si possono risolvere soltanto documentandosi, andando sul posto, parlando con gli abitanti, parlando con i commercianti, parlando con tutte le realtà di quel del quartiere, con le realtà delle varie categorie, e dopo insieme si risolve il problema. Questo è il mio modo di vedere la figura del sindaco: non essere investito da un programma o da un progetto che è stato fatto da altre parti.